importante questa per l'Aquila, ma c'è la vicenda della restituzione delle tasse, no? Che preoccupa i cittadini. Sì, però questa mi sembra che l'abbiamo risolta, c'era stato penso più che altro un malinteso, abbiamo rimandato, abbiamo riaperto il dialogo con la Commissione europea e quindi non penso ci sia nulla di cui preoccuparsi per i cittadini dell'Aquila, sinceramente. Ed è importante anche che l'Aquila oggi riacquisti questo pezzo della sua storia, no? Questo... Assolutamente, un pezzo della sua storia e soprattutto questa presenza insieme, territorio, cittadini e Stato, che devono assolutamente collaborare e vivere insieme, quindi penso che questo sia un momento anche simbolico importante di grande ripartenza di tutti voi. Direte a IMS e INAIL quindi di non chiedere indietro i contributi? L'abbiamo già fatto, quindi non è quella. Sa benissimo il ministro Barghi e penso che possa confermarvelo in prima persona. Loro avevano il dovere, diciamo, di effettuare, hanno effettuato una sospensione, ma questo è avvenuto nel mentre, come diceva il ministro Grilli, il governo avviava un confronto con Bruxelles che consenta di individuare quali sono le modalità con cui tutti coloro nel cratere che hanno subito dei danni e che hanno avuto delle riduzioni fiscali e contributive proporzionali al danno potranno assolutamente far valere i loro diritti. Visto che lei mi costringe a dirlo, ho detto di fronte al giovane responsabile capo, in un bellissimo intervento peraltro dei giovani industriali che parlava a proposito di una parte delle imposte, di una parola che adesso talmente poco la condivido che me la sono dimenticata, requisizione o altro, ho detto che è vero che c'è una parte delle imposte che non remunera servizi e spesa pubblica, ma remunera errori compiuti in passato, e che quella parte è dovuta come dovere verso tutti noi come l'altra. No, sappiamo che l'obiettivo di ridurre le tasse in generale, il cuneo fiscale, è un obiettivo e con questa legge di stabilità cerchiamo di cominciare in questa direzione. Sappiamo tutti che la situazione oggi è difficile, quindi possiamo iniziare un percorso, ma non certo raggiungere gli obiettivi che vorremmo ovviamente ottenere negli anni prossimi. Da ultimo la Banca del Sud o la Cassa del Mezzogiorno? No, non c'è una Cassa del Mezzogiorno, ci stiamo lavorando, è un progetto che è partito col ministro Barca e il resto del governo, stiamo ragionando di come procedere in modo che questo istituto, secondo noi importante, possa avere gli effetti, secondo noi, di beneficio a tutto il territorio del Sud.